eravamo dei giovani diciottenni, ci siamo incontrati quindi all'Università Cattolica del Sacro Cuore, che è qui vicino dove abbiamo poi aperto lo studio, e abbiamo cominciato a frequentarci a quell'età, quindi ormai sono più di 30 anni. Già con le idee chiare, fin dall'università e post-università, anche se abbiamo una preparazione di base sulla generica che è completa per tutti e quattro. E dal 2000, quindi negli ultimi 15-17 anni, noi invece abbiamo orientato le nostre scelte specialistiche, ognuno in una branca peculiare. Per cui abbiamo un sistema che prevede la discussione del caso, che è collegiale, quindi tutti quanti discutiamo insieme il caso, ma operativamente poi operiamo specialisticamente, professionista per professionista. Ma io direi che ci sono state delle fusioni tra i due aspetti, insomma. Per cui l'orientamento personale e professionale è stato aiutato poi dal fatto di aver coltivato i rapporti interpersonali molto, sia all'interno che all'esterno della struttura, e il percorso professionale poi si è arricchito di questo aspetto, insomma, quindi di poter stare insieme all'interno della struttura e poter avere una frequentazione esterna. E poi nel percorso di apprendimento, di miglioramento, insomma, della disciplina, ciascuno ha intrapreso una strada diversa e chi è stato all'estero a formarsi come Luca ha dato un orientamento, insomma, poi al gruppo per quanto riguardava l'organizzazione che diciamo, quando è partita era un po' all'origine pionieristica, insomma, non tanti facevano una convergere le proprie ambizioni professionali nella stessa struttura, ma c'era più facilmente una distribuzione della specialistica nel nostro campo in zone differenti e in studi professionali differenti. Quindi questa era la scommessa che volevamo. Questo è quello che ci contraddistingue, perché essendo quattro amici che poi hanno condiviso la loro vita professionale e anche parte delle vite personali, cerchiamo di trasportare questo tipo di spirito all'interno dello studio. Sarebbe, diciamo, non in linea con quello che è il nostro modo di essere se fosse qualcosa di diverso. Quindi il paziente che entra in studio trova quattro persone che, al di là delle specifiche competenze professionali, fondamentalmente quando hanno finito di lavorare si trovano con le famiglie, si trovano insieme, cercano di passare del tempo anche oltre la professione per un po' mantenere viva quella che è stata l'emozione quando abbiamo cominciato a lavorare insieme e continuiamo, diciamo, a rinnovarla tutti i giorni, perché tutti i giorni di fatto è sempre un'esperienza nuova, anche quando abbiamo, diciamo, problemi o difficoltà e riusciamo a superarle proprio perché oltre le competenze mettiamo in campo quello che è lo spirito di un gruppo che agisce come una famiglia. Le nostre famiglie poi, diciamo, hanno amplificato, i figli, le mogli hanno amplificato questa sensazione e crediamo che i pazienti lo percepiscano per il nostro modo di interagire con loro. Valutato questa ipotesi, una volta che comunque abbiamo utilizzato dei precedenti ovviamente riuniti per più di 10 anni, e in qualche modo adesso anche con l'approccio anche ergonomico, la posizione, al modo di lavorare sul paziente, quindi abbiamo studiato una serie di possibilità e ci siamo poi rivolti alla vostra azienda perché ci sembrava quello più idoneo a quello che era appunto nel differenti ovviamente campi operativi, quindi nelle varie specialità, è quello forse più idoneo un po' a tutti per arrivare a gestire le terapie e tutto quello che noi facciamo al paziente, ovviamente con una sicurezza e una professionalità legata appunto anche al tipo di riunito moderno. Ma il paziente mi ha apprezzato molto la differenza, perché tradizionalmente
tradizionalmente riuniti hanno i riuniti medi, ma anche di buon livello, perché noi comunque abbiamo sempre attinto ad un tipo di prodotto di alta fascia. Ma alcuni particolari, devo dire, non venivano curati. Innanzitutto la comodità della poltrona, perché il paziente sostanzialmente, stando anche alcune volte delle ore seduto sul nostro riunito, apprezza molto la possibilità di avere comfort. Devo dire che con l'IXO abbiamo veramente risolto questo problema in maniera definitiva, penso. Sicuramente noi quattro in primis riusciamo ad avere uno spazio dove la discussione clinica, scientifica si ferma, e quindi quando, soprattutto al completamento dell'attività lavorativa, settimanalmente o bisettimanalmente, noi ci incontriamo e abbiamo la possibilità di confrontarci al di fuori, quindi con un incontro che sia sociale, insomma, che sia una cena, che sia un incontro, che poi spesso invece estendiamo al gruppo di persone a cui attingiamo normalmente, quindi sia le famiglie sia altri amici, colleghi che con noi condividono la scelta professionale, questa scelta. E poi in particolare la possibilità di aggregarsi anche all'interno della struttura con questi colleghi, ad esempio, che vengono e a cui diamo, ecco, allarghiamo il campo del contributo scientifico che attingiamo e che diamo a loro stessi, insomma. Quindi fare il viaggio è complicato. Immagino. Cioè, ci piacerebbe farlo anche di più, però almeno una volta diciamo l'anno cerchiamo di farlo per recuperare un po' lo spirito che ci ha tenuto insieme. Però almeno ogni 15 giorni dobbiamo fare una cena tutti insieme, quindi questo è un must che non possiamo, è irrinunciabile. Quindi questo è una di quelle cose che secondo me ci ha permesso in tutti questi anni di mantenere le due cose, sia l'aspetto professionale, quello di amicizia, sempre diciamo vivo e capace di rinnovarsi. Spesso, anzi, poi siamo anche molto social, nel senso che postiamo le nostre foto delle cene, quindi riceviamo anche qualche complimento sulla scelta del posto, eccetera. Quindi tendiamo a variare abbastanza, sì. Ci piace. No, siamo dei gourmet, diciamo, no? Ci piace comunque. Sì, diciamo che abbiamo due sommelier, quindi due sommelier. Diciamo che noi li sveleremo. Sì. Sì. Sono due sommelier, no, e poi gli altri nessuno sono si farebbe più operare dal sommelier. No, va bene, anzi, qua è stato fatto anche un corso di sommelier, quindi okay. Sì, quindi diciamo abbiniamo un po', cerchiamo anche di coinvolgere gli pazienti, perché è un evento che è stato aperto ai pazienti che sono venuti molto contenti di fare un corso di sommelier a fine serata, hanno fatto per 10 appuntamenti. Sì, erano sì, una decina di appuntamenti, di incontri molto molto belli. Di corsi esterni all'odontoiatria, oltre al corso dei sommelier? Diciamo, a volte organizziamo per i pazienti degli incontri nel nostro studio per promuovere degli argomenti che possono interessare ai nostri pazienti, e infatti magari uno di questi è stato anche l'alimentazione, perché ovviamente l'odontoiatria e l'alimentazione sono delle situazioni interessanti come argomenti per i pazienti. Facciamo anche questi incontri. L'alimentazione è sempre.